Bentornati al podcast Foto e Modello, va bene così? Assolutamente sì, okay. Ecco, vedi? E oggi è tornata a trovarci una modella, amica mia, che già abbiamo sentito, però oggi abbiamo un argomento importantissimo di cui parlare. Super importante. Ma prima di tutto, sigla! Niente, manco stavolta Diana ha imparato la sigla. Allora, io non l'ho più proposto ultimamente di imparare la sigla, ma Diana si è... Non mi piace, come te lo devo dire? Ma come non ti piace? No. Come? No. A parte che l'ho fatta io, quindi già di per sé è bellissima. Dai, bellissima, sì, dai. Stavo non scherzando, ti piace. No, mi sono offeso. Ma parla vabbè, del chiudiamo ciao, qua. Ciao. Vai. Allora, ciao a tutti, buongiorno. Io sono un'amica di Fabrizio, una fotomodella, e quindi oggi presento io. Vi presento Fabrizio. Salve a tutti. Fabrizio è una persona veramente speciale, perché oggi abbiamo iniziato il discorso sul problema. Aspetta. Del... Se tu dici una persona veramente speciale e poi subito non dici... Speciale sembra un'altra cosa. Che sembra? No, volevo dire che è una persona speciale, perché oggi mi ha aiutata a capire come far non sentire, no, sembra brutto comunque, sto parlando un po', no? Il cattivo odore del nostro sudore. Ok, allora, vediamo, questa nuova conduzione dei foto e modelle di Diana parte subito con un argomento fantastico, diciamo, beh, interessantissimo, sì, che però diciamo che è uno degli argomenti più sentiti dalle persone, e uno di quegli argomenti di cui nessuno parla. Assolutamente. Cioè il problema della... Non ci dobbiamo vergognare, no? Prima di tutto. Prima di tutto non ci dobbiamo vergognare, esatto. Visto che stiamo in un periodo in cui si fa outing su qualsiasi cosa. Assolutamente. Cioè il politicamente corretto. Assolutamente. Non bisogna assolutamente fare ascelle shaming. Perché, allora, mentre stavamo parlando, ovviamente si parla di outfit, ovviamente si parla di tutto quello che concerne lo scattare, e quindi ovviamente sì, anche degli outfit. Certo. Quando si parla di outfit, qual è il primo problema? Uno guarda la foto, ecco, dice, ok, bella foto, tutto quanto, ma il problema principale, quando ti vesti, quando esci... Puzzi. La puzza. Allora, quando diciamo, vai a contatto con altre persone, esatto, allora diciamo che Diana prima di tutto non puzza Diana, quindi c'è un problema che penso che non abbia. Comunque ci mette del suo quando fuma l'Aigos, che quella puzza di un'altra cosa. Allora forse era meglio la puzza d'ascelle, sì, secondo me anche, che là che sfiatava stai cosa. Ah, prima non te l'ho detto, mentre scattavamo, che però non mi ricordo perché è uscito fuori il discorso. Stavo parlando di, non lo so, vabbè, dai, vabbè, chi se ne importa, insomma, alla fine l'importante è risolvere il problema. Allora possiamo dare vari consigli, dai, dirgli tu i consigli. Prima di tutto i consigli di tua madre. No, allora, io ho detto a Fabrizio che quando ero piccola vedevo mamma che la mattina, prima di vestirsi, faceva, si lavava le ascelle, e dopodiché aveva a disposizione sempre sul comodino. Ma che differenza, scusa? Non lo so. Sul comodino. Il comodino mi dà l'idea, il comodino della camera, no? Vabbè. Sul mobile del bagno. Sul mobile del bagno, bravissimo. Sul comodino del bagno.
in caso aveva, dovessi dormire in bagno. Aveva il bicarbonato, quindi okay. ad ascelle bagnate andava a prendere il bicarbonato in polvere e lo metteva sotto le ascelle. E io dico sempre che non ho mai sentito il cattivo odore da mamma, anche sui vestiti, sinceramente. Poi quando ero piccola prendevo pure i vestiti di mamma, no? Così per giocarci, mi vestivo da adulta, da donna, e quindi sinceramente non ho questo ricordo. E quindi vabbè, poi mia madre comunque a prescindere è molto come si dice, molto, non lo so, non la conosco, animalista, quindi per lei già animalesca no, povera mamma, e vegetariana, quindi sai, molto, sempre molto nature per lei, no? La natura viene prima di tutto, e quindi utilizzare cose comunque chimiche già non è una cosa naturale. Ecco, poi è successo che Fabrizio ha iniziato a dirmi che lui ha scoperto, vai ragazzi, sentitelo, perché... Che ho scoperto? Prego! Che devi lavare bene le cose. No, dai, spiega, no, tutto. Che se carichi troppo la lavatrice, poi non si lava bene. Ok. E come si devono lavare i panni poi? Devi pesare, cioè li devi pesare. cioè dovete avere la bilancia. Beh, oddio, si potrebbe pure fare, non è che... Però insomma, non caricate troppo la lavatrice, perché se no il problema non è tanto che puzza l'ascella, è che poi sono io che annuso voi. State dando fastidio a me. State dando fastidio a me, capito? Ma tu oggi hai sentito un cattivo odore? Assolutamente dai, no. Beato te, io un pochino lo sentivo, non lo so, forse sono io che... Via la sincerità, sto podcast è scaduto male. Dai, e quindi? Allora, visto che spesso e volentieri mi hanno anche chiesto, ma potresti fare delle domande un po' più personali alle modelle, scoprire come sono... No, cioè non ti sto per fare una domanda scomoda. Meno male che non mi guarda nessuno, che non mi vedono. Ha fatto una faccia, ecco. Ha sgranato gli impaurita. Occhi, ha cercato di menarmi. No, non è vero, non lo farei mai. Ma ha puntato una pistola. No. C'ha il pezzo, Diana, sempre a portata di mano. No, hanno detto, fai un po' più di domande personali. Così, ecco, adesso abbiamo scoperto che sta a fare. Ti sto tirando i baci. Ma... sto parlando di un argomento importantissimo. Dire baci. Così. E poi sta a tirare il microfono, manca a me. È proprio una farsa, è una farsa. Sai come si dice in televisione? È tutto finto. C'è affetto, ma in realtà non ci conosciamo. Sì, è vero. E abbiamo scoperto... Comunque quindi... Fabrizio non ride mai così tanto di solito, Per questo sto a dire che è una farsa. Tutto finito. Appena finito qua, ok, vabbè, dai. Ciao, bello. Sì, ma è così, eh. È vai. Così. No, allora, aspetta, facciamo così. Dimmi l'impressione che hai avuto di me. No, già me l'hai chiesto pure l'altra volta. No, non è vero. Sì. Devo andare a sentire il podcast. Me lo chiede ogni volta, ogni ma volta. Ma sul podcast, no, dobbiamo far capire i nostri ascoltatori. Ma come vedo te? Cioè, nel senso, le mie sensazioni sono sempre un po' le stesse. Tu sei un pochino sei un po' fra le nuvole. Cioè, nel senso, c'hai talmente tanti pensieri anche a livello. Però della fotografia io non posso parlare, cioè nel senso veramente, a differenza di tanti altri fotografi, non voglio fare né nomi né differenze, perché questo non vuol dire pensare che gli altri non siano bravi, ognuno di loro ha una dote, una Mario Rossi no, Fabrizio, devo dire che a lui basta poco. Le pose sono sempre molto, ma molto, come si dice, poche, nel senso che lui è pronto a dirti ok, così va bene, invece di fare 10.000 scatti, che poi fondamentalmente magari ne trovi una ogni 100. 10.000 diventa... scatti, una ogni 100, quanti sono? So, 100. Sì. Non è male. Oddio, 100 però, scatti buoni? Però no. 10.000 scatti totali. Ma il problema è andarli a vedere. Cioè, se tu mi fai 10.000 foto nella stessa posa e cambia solo la manina su, la manina giù, cioè, nel senso, come fai a... Ci sono dei fotografi che scattano a raffica. Ti è mai capitato? Sì, tante volte. Alcune volte anche, soprattutto per l'esterno, nel senso, non foto al chiuso, nel senso nello studio, perché comunque... In studio più che altro perché non puoi. In studio è difficile. Perché col flash dopo un po' bruci. Certo, assolutamente.
però fuori la luce naturale è sempre presente, lo puoi fare. Sì, ma anche semplicemente, non lo so, sei in mezzo a una strada, nel senso in mezzo al traffico, una via, tu cammini e quelle sono belle, no, da prendere, perché magari prendi anche dei momenti, ecco, magari ti chiede di camminare verso di lui e prende il momento migliore, perché è ovvio che basta un decimo di secondo che magari fai una smorfia un po' diversa, metti la mano male, eccetera, eccetera. Sì. Però proprio parlando di foto, abbiamo fatto delle foto particolari, perché cosa abbiamo fatto? Sapresti descriverlo tu? Ti do un suggerimento? Gli sto porgendo degli arnesi di guerra. Fabrizio ha lavorato tantissimo per un po' di giorni, da quant'è che lavoravi questi? Ha messo su... Un'oretta ieri. Degli spuntoni... Comunque, attaccati, messi. Ma l'hai fatto te proprio? Sì. Messi nelle vecchie sue cinte. Ho preso delle vecchie cinte, quindi della pelle. Della pelle? Sì, se le vedi mia madre, gli prende un colpo, perché questa è pelle vera. No, questo sì, questo no. Si sente dall'odore? Questo no, però. Comunque, ho preso degli scarti di cinte, roba varia che avevo. Li ho ritagliati, ho messo una fibbia. Sì. E poi ho messo degli spuntoni, un passato da metallaro, quindi spuntoni a go-go. Sì. Abbiamo fatto delle cavigliere molto belle, che le cavigliere le ho pensate io, cioè nel senso, ecco, che lui voleva farmi mettere sfondato le mani. Sì. Lei se prende il merito. No, ma no, nel senso, la scelta, perché siccome ce n'erano tante di cinte, di cinturini, cinturine e praticamente alla fine mi è venuto in mente di prendere il bracciale che aveva fatto con gli spuntoni e l'ho messo alle caviglie, che veramente sono state uno spettacolo. Guarda, ci uscirei quest'estate, te le vengo a rubare. Le vendo. No, te le rubo. Ogni tanto le modelle mi fregano qualcosa qua, che io ho un camerino, c'ho una rella, si chiama così, con tutti pagni stesi. Sì, sembra che ho fatto la lavatrice. No, con tutti i capi. Oddio. Possibilmente da usare. Appesi. Non stesi. Non stesi. E ogni tanto mi sparisce qualcosa. Ogni tanto trovo pure qualcosa in più. Quindi è un dai a ricevi alla pari, diciamo. Allora, in questo caso ho fatto questi cinturini con i spuntoni. Fichissimi. In realtà mi ero concentrato molto di più su quello che sarebbe andato sul ginocchio, sulla gamba. Quindi l'ho fatto un po' più grande, ho messo tanti spuntoni, però alla fine... Scivolava troppo e abbiamo visto che quello semplice che avevo fatto secondariamente, che poi l'ho fatto, ho detto vabbè, lo sai che te dico, c'ho altri spuntoni, ne faccio uno in più, a perdita di tempo, e alla fine è stato quello che è servito, sempre così. Bellissimo, veramente, sulle sempre caviglie così. È stato veramente una cosa mai fatto, sinceramente, che poi io pure sono abbastanza non metallara, ma in realtà non era un look metallaro o rockettaro, no. Era un look più che altro fashion alternativo, come va tanto. Sì. Anzi, ti dirò, ho visto tante foto con questi spuntoni attaccati direttamente sulla pelle. Mio Dio, aspetta, con che? Con il mastico, con quel tipo di colla che... Fantastico, ragazzi. Allora, fotomodelle, amiche, no, se volete, no, allora, venite da Fabrizio che vi fa... Strappo la pelle, scuoio io. No, in realtà è un tipo di collante che si usa proprio per attaccare qualcosa sulla pelle, basta una leggera pressione e va via. È proprio fatto apposta. Serve solo per mantenere questi piccoli oggetti leggeri. E senza alcun tipo di problema, non creano rossore, eccetera, eccetera. Potrebbe che essere poi interessante. Qualcosa ho visto, però quelli neri molto più delicati, non sono così. Ma gli spuntoni, dici? Sì. Che poi si chiamano spike. Spike, quelli leggermente più grandi che puoi metterli dietro alla schiena e cose esatto, varie. Esatto, questi qua fanno le spine dorsale con questi più lunghi. Vabbè, comunque. E poi abbiamo messo un collare sempre con gli spuntoni e degli anelli. Bellissimo anche questo. Scelto sempre da me, Questo ce l'avevo già fatto, devo dire la verità. Si vede. Come si vede? Non che me lo avresti io. Ho fatti tanti, bellissimi. No, sì, bellissimi. Si vede. Si vede. Ragazzi, ho una fame. Non è che Fabrizio qui ti fa trovare il pranzo pronto, la colazione, niente. In realtà niente. Non è una protesta, ma un modo per introdurre. Per introdurre il secondo shooting che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in
Cucci? In cucina. Gira la ruota. Prima in salone, molto. In salone molto carino. E semplicemente affacciata alla finestra. Siccome Fabrizio non cucina, non ti fa fare la colazione, ti fa solo il caffè, ma ti dà anche il... Ah, il Jack Daniel. Abbiamo fatto sì col Jack Daniel, classico, che ogni tanto si vede nelle mie foto. C'ho sta bottiglia dai tempi dei tempi. Sì. E tra l'altro, se vogliamo dare un altro consiglio casalingo, io uso quando c'ho un mal di gola. Ah, è vero, è vero, anche questo. Faccio uno sciottino, disinfetta tutto e poi stai benissimo. Scendo nelle lacrime, dai. Muori, potresti morire soffocato perché poi ti si chiude la gola. Questa mattina non l'ho riconosciuto comunque. Mi ha spiegato un po' di cose che poi... Un po' da nonna, da nonnina. Nonna Fabrizio. Nonna Fabrizio. Nonno Fabrizio. Nonna Fabrizio. Senti, ma hai mangiato? No. Le classiche domande che fanno le nonne. No, appunto. Ciao nonna, come stai? Nonna, ascolta. Come stai? Mi hanno arrestato, mi hanno trovato la droga, ho ucciso una persona. Vabbè, dai, però hai mangiato? No. Chi era quelli, i due comici che fanno quei pezzi, tra l'altro, che lui, uno è la mamma e l'altro è il figlio con lo zaino enorme, come si chiamano loro? Che hanno fatto pure i film, tanto, dai. Sì, ho capito quali dici, che poi lui fa pure il vecchio con Gianluca. Sì, okay. Gianluca, bravissimo! Come si chiamano? Troppo forte. A Gianluca, rompe il cazzo! Così. E mi è venuto in mente il fatto del bambino, no, che diceva la mamma: mamma, io esco, e lui: mi raccomando, la madre gli diceva cose, e lui: esatto. Non per cazzo. Così, ecco, esatto, va bene. Questo è il rapporto che avevo con Diana. Quando le dico: Diana, sei pronta? Non per cazzo. E sto a truccare. Ma scusa, Diana, ma no, rompe, ma faffa. Fammi il caffè. Vabbè, due caffè oggi mi ha fatto fa. Due caffè, sto a 3000. Sì. Sono agitato, no, mezzo addormentata. Dove vado a prendere qualcosa da mangiare qui vicino? Allora, ecco, chiudiamola così. Qual è il tuo cibo preferito? Cosa ti piace mangiare? Proprio la cosa più buona che amo io, che purtroppo l'ho dovuta togliere per il glutine, però la pizza. Oddio. Io vivo di pizza. Oh, quando adesso... ha detto ho dovuto togliere, avevo già capito che era la pizza. La pizza, mi mamma dispiace mia. Per te, mi dispiace per te, non vorrei mai essere te. Io la amo. Poi volevo a tutto, posso augurare il peggio male al mondo alle persone, ma mai augurerei una persona di non poter mangiare la pizza. Il glutine, togliere anche la pasta comunque in sé per sé, il pane. No, ma proprio la pizza nello specifico. Una bella bruschetta. Cioè, tutta sta roba non la puoi mangiare. No, perché è il glutine. Vabbè, chiudiamo in tristezza sto video podcast. Vi saluto, vado a mangiare, corro, vado a prendermi le gallette di riso. Siete contenti? Me la fa un piatto di anzi, pizza alla pasta mi faccio. No. Pizza alla carbonara. Io scappo. Ragazzi, vi saluto, me ne vado. Pizza alla nemmeno carbonara l'ho mangiata. Pure pizza alla matriciana. No, non mi buonissima. Piacciono. Quelle sono americane, no? Che mettono pure l'ananas. No, vabbè, fatte... No, aspetta, l'ananas no. Però l'altro giorno ho assaggiato la pizza alla carbonara e la pizza alla matriciana. Tutte e due buone. C'era sopra pure la pasta? No, la pasta. Beh. Ne immagini. Lo sai a me che piace tanto invece? Vai. Mi ricordo che si faceva. Scopriamo allora, Diana. Quando una volta, quando comunque le cose non si sprecavano, nel senso che a casa di solito nelle famiglie, se succedeva che non finivi la carne, si metteva in frigo e si finiva, si cucinava la sera o il giorno dopo, magari creata in un altro modo, messa in padella adesso. Però la cosa più buona, mi ricordo, la pasta ripassata in padella. Bravissimo. Brava. Con, cioè, il, oggi te leggo nel con pensiero, l'uovo, guarda. No? Che diventava tipo frittata. Mamma mia. No, che veramente. Cosa ti rado fuori? Ma vado a fare un piatto di pasta, lo faccio raffreddare e poi lo riscaldo. Sto sognando. Vabbè, dai, chiudi? Chiude. Ragazzi, non vi salutiamo. Non ha niente voglia di andare per mangiare via. Anche per loro. Allora, dobbiamo parlare di altri 5 argomenti che ho qui in elenco. Parla da solo. Attualità, il problema nel mondo del surriscaldamento globale. Oh. Voglio un parere. Poi una stima fatta tra... Vi saluto. Allora, ci salutiamo, va bene. Ricordiamo i tuoi contatti, dai, così ti faccio pubblicità. Allora, grazie, arrivederci, ciao. Allora, su Facebook Diana Minnucci con 2N2C, ragazzi, sono famosa. E invece su Instagram ho dovuto ricambiare il profilo, quindi è respect.me.9, perché è il giorno del mio compleanno, 9 luglio.
Mi, scritto in inglese, è me, ok? È me, scusate, siamo. Sì, no. Quindi vai, ripeti. Respect.me.9. Perfetto. Che prima era 8. No, ragazzi, è 9. No, nel senso, te l'hanno chiuso quello che era 8? Sì, me l'hanno chiuso. Perché mi ricordo che era 8. Sì, l'altro era Diana, appunto. Quindi non te lo sei diciamo, arrivata, sennò poi dopo. Sei arrivata al nono profilo che ti hanno cancellato. Cioè, 8, se questo è il nono, ce l'hanno con me, ragazzi, ce l'hanno con me. C'è qualcuno che... Facciamo le corna che questa volta, secondo me, quella persona, non so, è sparita o magari non... Ma magari... Allora, aspetta. Cara persona... Che segnali le foto di Diana. Ti auguro sinceramente di non poter mangiare più la pizza. Bravissimo. È proprio così. Gli dobbiamo portare sfiga. Ma sono stato pesante? No. Anzi, per niente. Va bene. Anche il lattosio, quindi niente mozzarella. Buonissima. Cioè, tu non puoi mangiare mozzarella nemmeno. Vabbè, non lo diciamo. Ma cioè, dobbiamo sperare che quest'altra persona... Io ti sto rovinando il corpo con le unghie. Dobbiamo sperare che quest'altra persona... Oh, basta, sono passati 3 minuti. E se tu continui a dire, mettere fuori argomenti, io so 3 ore che sto a salutare. Va bene, abbiamo fatto pubblicità. Non ce lo dice, dobbiamo sperare che questa persona... Non ce lo dice, no, apposta. Che tu l'hai detto, che non può mangiare più, non possa mangiare più la generale. Pizza con la mozzarella, oltretutto. Mamma mia, lasciamo, madonna santa. Mi dispiace tantissimo per chi... non ha la possibilità di mangiare queste cose, ma i piaceri della vita sono questi. Sentite, allora seguitemi pure a me su Instagram e Facebook, Fabrizio Pavia Photography, e Fabrizio Pavia sul canale. Se non vi siete iscritti, Diana che cosa vi fa? Vi porta sfiga, non mangiate la pizza con la mozzarella. Esatto. No, non lo so. Vi auguro pure a voi di non allora, chi si iscrive, chi non si iscrive non può più mangiare la pizza. Ciao. Ciao. Dai, la fisarmonica, ragazzi, vi presento Fabrizio. Basta. Grazie. Bravo, poi bravissimo. Poi ci metto gli applausi sotto, qua, il grande pubblico.